Thank you.
In diretta dal palazzetto dello sport Manlio Benedetti di via Marangoni a Udine per la terza giornata di queste finali nazionali Under 15, fase a gironi, ultima giornata della fase a girone, girone A che oggi vede di fronte Pallacanestro Varese, ABC Castel Fiorentino, gara che permetterà a una delle due formazioni di qualificarsi come terza nel girone, quindi di poter accedere agli spareggi per qualificarsi per i quarti di finale. Entrambe le formazioni hanno perso contro la Eurobasket Roma e contro la Reyer Venezia, la Stella Azzurra Roma, scusate, e la Reyer Venezia. Entrambe sono ferme a 0 punti in classifica, ma secondo la formula di questo torneo la prima del girone si qualifica matematicamente per i quarti di finale e alle ore 16 si affronteranno proprio Venezia e Roma per chi guadagnerà questo primo posto. Queste due squadre invece, Varese e Castelfiorentino, si giocano la possibilità di giocarsi gli spareggi e chiudere con almeno una vittoria nel girone. Comincia adesso la prima partita di questa giornata, palla 2 vinta dalla Pallacanestro Varese, che quindi dà inizio alle danze. Subito in penetrazione, cerca il primo canestro e lo trova Varese con il canestro di Lorenzo Zanitelli. Primo canestro della partita, subito 2-0 per la formazione lombarda, che adesso invece è in difesa e commette fallo sul numero 20 Jonathan Bufalini di Castelfiorentino. Primo fallo di squadra, primo fallo della partita. Rimessa quindi in attacco per Castelfiorentino. Cambio di lato per provare ad attaccare. Chiude il palleggio Castelfiorentino. 5 secondi per concludere l'attacco. Buona lettura difensiva e palla recuperata dalla Pallacanestro Varese, che adesso prova in transizione. La difesa rientra però molto bene. Si va in uno contro uno, anche in questa occasione palla persa e si prova il contropiede dall'altra parte. Grande lo scatto di Castelfiorentino e primo canestro anche per la formazione in maglia blu. Sulla parità già dall'altra parte Varese non riesce a sfruttare la disattenzione, prova allora una conclusione da tre punti che finisce corta e rimbalzo per la squadra che oggi gioca come ospite. Gran canestro in reverse per il numero 46 Lorenzo Leti e sorpasso Castelfiorentino, che qua rientra un po' pigramente. C'è il canestro e fallo per il numero 18 Giacomo Concollato. Canestro, avrà a disposizione anche un tiro libero, primo fallo speso anche dalla difesa di Castelfiorentino. Molto arrabbiato l'allenatore Alessandro Mostardi per il pigro rientro da parte della sua formazione. Tiro libero aggiuntivo e canestro per il controsorpasso di Varese. 5-4 il risultato dopo un minuto e mezzo. Altissimo il ritmo in questo inizio di gara. Entrambe le squadre, lo ricordiamo, sono ferme a 0 punti in classifica e cercano la prima vittoria che consentirebbe di giocare lo spareggio per i quarti di finale. Fa tutto da solo il capitano di Castelfiorentino, c'ha una palla recuperata in attacco. 10 secondi. Qua ottima lettura difensiva di Varese che rischia di sprecare palla, alla fine rimane il possesso a favore della formazione con la maglia bianca. Muove la palla Varese, prova l'uno contro uno, scarico fuori dall'arco dei tre punti, ci riprova Varese, sbaglia, lotta a rimbalzo e il possesso è di Castelfiorentino, che insegue in questo momento sul risultato di 5-4 e pressione adesso, marcatura a uomo a tutto campo per far perdere secondi preziosi. Comincia l'azione offensiva per Castelfiorentino, buono l'aiuto difensivo, scarico in angolo, passaggio col numero 3 che prova la conclusione, sbaglia e ci sarà la rimessa in attacco ancora per la ABC.
Spalle a canestro, arriva il raddoppio, c'è la palla quasi recuperata. Non commette infrazione di passi, ma viene recuperato il possesso da parte di Varese. Gran giocata del numero 82, Lorenzo Zanitelli, che trova altri due punti nella sua partita. Ha saputo rallentare in contropiede contro due difensori, prendendosi così poi una conclusione comoda da sotto canestro. 7-4 il risultato. Qua altra buona posizione difensiva da parte del numero 17, Todor Delipetrev, che adesso scarica in angolo per la terza tripla della partita di Varese, che però anche in questo caso viene sputata fuori. Ancora recupero di Zanitelli, che si mette in proprio, sbaglia la conclusione e adesso va a commettere fallo col numero 51, Stefano Bosio. Secondo fallo per la formazione lombarda e sarà quindi rimessa in attacco per Castelfiorentino. Palla in campo, serie di blocchi per liberare un compagno, palla imprecisa recuperata dalla difesa di Varese, che adesso prova in transizione ad attaccare il canestro. Fa tutto da solo il numero 18, Giacomo Concollato, che trova altri due punti nella sua partita e Varese si porta sul più 5. Adesso un po' in confusione l'attacco di Castelfiorentino, che ha bisogno di trovare nuovi punti. Qua però c'è una palla recuperata da Varese, che mantiene il possesso, prova a correre in transizione, palla difficile, tenuta in campo nonostante sia stata sporcata. Prova allora Varese dal post a giocarsi questo uno contro uno, scarico fuori, mette giù la palla, sbatte contro la difesa, però è caparbio Lorenzo Zanitelli, che trova il sesto punto della sua partita e arriva di conseguenza al time out chiamato da coach Mostardi per Castelfiorentino, in svantaggio sul risultato di 11-4. Tornano in campo le due formazioni, 5 minuti e 52 sul cronometro di questo primo quarto, vantaggio di 7 punti per la pallacanestro Varese. Che guida grazie a un parziale di 11-2. Dopo i primi due punti mandati a segno da Castelfiorentino. Prova subito in penetrazione uno contro uno, buona la difesa di Varese che collassa nell'area. Palla ancora per Castelfiorentino con 15 secondi sul cronometro. Rimessa da fondo campo. Palla lunga rubata con grandissimo atletismo da Silverzoppi Simeon, che trova due punti nella sua partita, aumenta il vantaggio di Varese. E in questo caso altra palla recuperata, sbatte contro il muro della difesa di Varese, Castelfiorentino in questo primo quarto. Ancora improprio Lorenzo Zanitelli, altri due punti in questo inizio straordinario a livello personale, 8 punti per il numero 82. Ancora una buona difesa di Varese che recupera quasi questo pallone, alla fine il possesso è ancora per Castelfiorentino e c'è il primo cambio, entra col numero 7 Federico Zecchi. Esce col numero 20 Jonathan Buffalini.
rimessa per Castel Fiorentino. 5 minuti al termine di questo primo quarto, prova una conclusione complicata, palla recuperata, corre Varese, muove molto bene la palla, rientra però Castel Fiorentino. Allora adesso si gioca a difesa schierata, vuole l'uno contro uno, lo prova, trova il canestro e fallo ancora al numero 82 Lorenzo Zanitelli, leader indiscusso in questo inizio di partita con 10 punti. E adesso avrà anche un tiro libero a disposizione per Zanitelli, che nelle prime due partite era riuscito a segnare appena 2 punti di media. Oggi già 10 e un tiro libero a disposizione che finisce corto. Prova a reagire Castel Fiorentino con un coast to coast. Entra bene la difesa. Si prende il tiro da 3 punti, segnato con l'aiuto della tabella per Francesco Borghesi, che segna il canestro del meno 10. Adesso Castel Fiorentino avrà bisogno di alcune buone difese per provare a recuperare, come in questo caso, e c'è una palla recuperata dalla difesa della ABC. Quattro minuti e poco più sul cronometro. Palla in campo, muove sul perimetro Castel Fiorentino, serie di blocchi per liberare il numero 3 che è anche il capitano, ma c'è un errore nella conclusione. Raddoppio per provare a forzare una palla persa, Varese ne esce bene però. Prova un ribaltamento difficile, la palla arriva, tiro aperto e messo a segno per il numero 42 che sale a quota 5 punti personali, Silver Zoppi Simeon, e più 13. Prova a replicare dall'altra parte Castel Fiorentino, tripla completamente fuori equilibrio, palla recuperata, difesa di Varese, ancora il numero 42 con un gran passaggio, battuto sulla linea di fondo, conclusione che non colpisce neanche il ferro e c'è un fallo attribuito al numero 17 Todor Delipetrev. Terzo fallo di squadra per Varese, che però conduce sul risultato di 20-7. Rimessa da fondo campo. Pronto un cambio intanto per coach Rocco. Pronto un doppio cambio. Attacca Castel Fiorentino. Aiuti difensivi, stoppato senza fallo, una stoppata anche per Zanitelli che adesso va a prendersi il meritatissimo riposo. Insieme a lui esce anche Stefano Bosio, al loro posto entrano col numero 47 Stefano Guzzetti e col numero 59 Federico Bottelli. Rimessa in attacco, riprende la partita Castel Fiorentino. Si prende la conclusione e subisce anche il fallo col numero 52 Francesco Borghesi, che avrà anche il tiro libero in lunetta a disposizione per riportare a meno 10 i suoi. Per Borghesi 5 punti di media nelle due partite, il 50% dalla lunetta. Sbaglia la conclusione, lotta rimbalzo, vince Castel Fiorentino che recupera questo possesso, lo spreca però con questo passaggio orizzontale. E c'è una palla recuperata quindi per Varese. Vedi a 9 il risultato. Buono il taglio, la ricezione, si mette a posto, prova la conclusione e trova il primo canestro della sua partita, il numero 59 Federico Bottelli. Intanto pronto un altro cambio per Varese. Attacca Castel Fiorentino, conclusione che finisce corta, rimbalzo della difesa che rischia di combinare un pasticcio, alla fine ne esce
in qualche modo, superando la metà campo appena in tempo. Ribaltamento di lato, molto buona la circolazione per Varese, che prova il canestro dall'arco con Giacomo Concollato e scappa sul più 16 a 2 minuti dal termine di questo primo quarto. Partita già ampiamente indirizzata. Qui c'è un fallo sulla penetrazione di Aldo Filomeno, fallo del numero 18, proprio Giacomo Concollato, autore della tripla segnata in precedenza. Adesso escono lui, esce il numero 42 Silver Zoppi Simeon ed esce anche il numero 17 Todor Delipetrev, in campo col numero 61 Michele Morosini, col numero 48 Alessandro Gianni e col numero 19 Luigi Suigo, il capitano di Varese. A segno il primo tiro libero a disposizione di Aldo Filomeno, autore di 11 punti di media in queste prime due partite. Nessun errore in lunetta ancora in questa competizione. Arriva adesso rimessa da fondo campo per Varese, supera la metà campo. Varese cerca il suo lungo, che viene chiuso molto bene sulla linea di fondo, sbaglia la conclusione sbattendo e si commette anche fallo. E viene subito sostituito il numero 19 Luigi Suigo, al suo posto sul parquet Thomas Scola Rocchetti col numero 50. E due tiri liberi subito per Castelfiorentino, perché Varese esaurito, regime di bonus. Quindi due tiri liberi per il numero 52 Francesco Borghesi, che sbaglia al primo tentativo, che si infrange sul primo ferro. Corto anche il secondo, ma questa volta aiutato dal ferro, finisce dentro. 25-15, Varese già dall'altra parte, prova la conclusione, c'è un'ottima giocata sul canestro di Federico Bottelli per il più 16. Qua la difesa di Varese riesce a recuperare un altro possesso, prova a spingere contro la pressione difensiva, buono il taglio, buona la finta, buonissima la conclusione per Federico Bottelli. 29-11. Varese che è completamente scappata in questo primo quarto. Prova col numero 3 il capitano di Castelfiorentino ad accorciare, ma la palla viene rispedita fuori dal ferro e qua va a commettere fallo Cosimo Ticciati. E sarà quindi rimessa per Varese. Ultimi 40 secondi di questo primo quarto. Ancora alla ricerca di punti Varese. Una palla però che non arriva. Possesso per la ABC. . 29-11, ancora un fallo da spendere per Castelfiorentino. Qua brutto passaggio in orizzontale, palla recuperata dal numero 47 che prova a conclusione, sbaglia. C'è però il numero 50 a rimbalzo che segna il primo punto della sua partita, Thomas Scola Rocchetti, e più 20 per Varese, che adesso ha una conclusione aperta da 3 punti a segno. Federico Zecchi col numero 7 segna la tripla che decreta la fine di questo primo quarto sul risultato di 31-14.
Già in campo le squadre per riprendere questo secondo quarto, dove la pallacanestro varese conduce sul risultato di 31 a 14 contro ABC Castelfiorentino. Ricomincia la partita. Zona per Varese, che già nel primo quarto è riuscita a mettere molto in difficoltà Castel Fiorentino con la sua difesa. Qua troppo irruento Luigi Suigo, capitano di Varese, che commette fallo. Altri 14 secondi a disposizione per l'attacco di Castel Fiorentino. Palla rimessa in campo. Castelfiorentino muove la difesa di Varese, che qua prova il raddoppio. Subisce ancora una volta fallo, il secondo fallo di squadra per Varese dopo appena 25 secondi di gioco. Altri 14 secondi a disposizione per la formazione in maglia blu. Che fatica a rimettere in campo la palla, alla fine ci riesce. Prova a far saltare questa zona, trova però fatica. Alla fine prova con una penetrazione, un'ottima lettura, il numero 36, Aldo Filomeno, che attaccando il canestro appoggia i primi due punti di questo quarto. Pressione a tutto campo di Castelfiorentino sui giocatori di Varese. Non si libera dalla palla, mancano 10 secondi a questo attacco. Riceve in post Suigo, che concede diversi centimetri a tutti i giocatori in campo. Non si prende la conclusione, 2 secondi, 1 secondo, costretto a un tiro difficilissimo. Gran rimbalzo per Castelfiorentino, che adesso prova a correre per anticipare la zona. In and out, palla a terra, scarico sempre per Filomeno, che trova un passaggio in angolo, si arresta e palla recuperata dalla difesa. Prova un po' di pressione Castelfiorentino, che porta frutti, e c'è una palla recuperata per l'ABC. Che adesso avrà un nuovo possesso. Molto arrabbiato coach Enrico Carlo Rocco con i suoi per questa palla persa. Stesso rebus per Castelfiorentino, che deve attaccare questa zona. Mancano 3 secondi, 2 secondi. Tiro difficile che colpisce la struttura del canestro. Scadono i 24 secondi e c'è quindi il cambio di possesso con Varese, che però deve ancora trovare il primo canestro di questo secondo quarto dopo 2 minuti di gioco. Raddoppio sistematico sul lungo di Varese, che adesso però riceve palla. Scarico buono, non controllato, palla fuori dall'arco, 4 secondi, 3 secondi e tripla per Alessandro Gianni. Primi punti della sua partita e più 17 per la formazione lombarda. Palla in angolo, arresto, tiro e canestro per Francesco Borghesi. Punto numero 10 della sua partita. Varese però corre in contropiede, sbaglia la conclusione da sotto e c'è un fallo della difesa di Castelfiorentino. Primo fallo di squadra in questo secondo quarto e cambi, perché tornano sul parquet il numero 82 Lorenzo Zanitelli e il numero 42 Silver Zoppi Simeon. Esce invece per Castelfiorentino col numero 46 Lorenzo Leti, torna sul parquet il numero 20 Jonathan Bufalini.
Si è messa in attacco, palla data nel mezzo ma troppo lunga, e allora Castel Fiorentino dall'altra parte prova in uno contro uno, palla scaricata fuori, un po' di confusione, prova la penetrazione, non trova però al fondo della rettina la conclusione di Castel Fiorentino, che rimane sul meno 15. Varese va ancora dal suo numero 19 e c'è il fallo del numero 20 appena entrato, Jonathan Bufalini. Sarà rimessa in attacco per Varese, due falli per squadra. Palla dentro, palla fuori, tripla aperta, conclusione errata, lotta a rimbalzo, ne esce Suigo che scarica ancora fuori, marcato a tre giocatori in area. Altra conclusione dall'arco, sbagliata da Varese, prova a correre allora Castelfiorentino con la penetrazione, non c'è il fallo, c'è però il rimbalzo in attacco e c'è il canestro del capitano col numero 3, Cosimo Ticciati, per il canestro del 33-20. Di nuovo in campo le squadre, 6 minuti e 28 sul cronometro, rimessa da fondo campo per la pallacanestro Varese. Supera la metà campo, arriva il ridoppio sistematico, c'è un buon ribaltamento e un altro canestro per Zanitelli, che sale a quota 12 nella sua partita. Ancora zona per Varese. Castelfiorentino prova con una penetrazione. C'è il rimbalzo in attacco, ma la palla è di Varese. C'è il cambio. Esce Luigi Suigo col numero 19 al suo posto, col numero 17. Torna sul parquet Todor Delipetrev. Pressione della ABC per provare a recuperare qualche pallone. Prova ancora da tre punti, palla sfortunata, c'è però il rimbalzo di Varese con Delipetrev che sbaglia la conclusione ma subisce fallo e avrà due tiri liberi a sua disposizione. Questa era la prima conclusione per il numero 17 di Varese. Cambio intanto per coach Mostardi, fuori col numero 52 Borghesi, in campo col numero 46 Lorenzo Leti. Due tiri liberi per Delipetrev che non aveva ancora preso nessuna conclusione in questa partita, per lui due punti di media nelle due partite precedenti contro Venezia e Stella Azzurra. A segno il primo. E primo punto della sua partita. Sbaglia il secondo. Rimbalzo in attacco per Varese. Un po' di mischia, carambola. Alla fine Varese recupera questo possesso. Palla sporcata e recuperata da Castelfiorentino che prova a correre in contropiede. Palla difficile, troppo bassa. E palla persa per la ABC.
Possesso per Varese che chiama lo schema pugno. Buon taglio Backdori Telipetrev, ma arriva troppo sotto il canestro. Palla recuperata da Varese, quasi sporcato il passaggio, ma il possesso rimane a favore di Castel Fiorentino. Esce adesso col numero 47 per Varese Stefano Guzzetti, al suo posto in campo col numero 51 Stefano Bosio. Palla in campo, 5 minuti e qualche secondo sul cronometro di questo secondo quarto. Prova la penetrazione, non c'è fallo, non c'è il canestro per Castel Fiorentino. Prova allora l'uno contro uno, scarico fuori, tripla di Varese che viene sbagliata. Castel Fiorentino prova a correre, fa tutto da solo il numero 3, c'è la palla recuperata dalla difesa lombarda che adesso può attaccare. 5 contro 5. Penetrazione, contatto, non viene ravvisato un fallo anche in questo caso. Arbitri che hanno deciso di lasciar giocare le due squadre, giustamente. Prova l'uno contro uno fino in fondo, qua c'è il fallo. Due tiri liberi quindi per Aldo Filomeno. 3 punti a referto per lui oggi su 11 di media in due partite. Ricordiamo che alle ore 16 ci sarà la sfida tra l'Umana Reyer Venezia e la Stella Azzurra per il primo posto del girone A, valevole per l'accesso ai quarti di finale. Seconda e terza qualificate invece accederanno agli spareggi. E qualora vincessero lo spareggio potrebbero accedere anche la seconda e la terza ai quarti di finale. Tanto pressione di Castel Fiorentino, ne esce bene però Varese, gran palla e stoppata, ma c'è rimbalzo, altra stoppata, fallo e canestro. Delipetrev, 2 punti e un tiro libero a disposizione. ...38-22... più 16. Si rimane sul più 16, gran rimbalzo per Castel Fiorentino. Che adesso prova ad attaccare in uno contro uno. Palla fuori da 3 punti, 10 secondi per questo attacco. Filomeno scarica in angolo. Palla recuperata dal numero 18 Giacomo Concolato. C'è un nuovo possesso quindi per la pallacanestro Varese, che muove la palla sul perimetro per una tripla aperta, sbagliata però ancora una volta. Prova l'uno contro uno, scarico fuori per una tripla aperta anche in questo caso, è a segno per Cosimo Ticciati. Meno 13 per la ABC quando mancano 3 minuti in questo secondo quarto. Subisce fallo col numero 51 Stefano Bosio, che avrà 2 tiri liberi a disposizione e doppio cambio intanto tra le file di Castel Fiorentino, fuori col numero 7 Federico Zecchi e col numero 20 Jonathan Bufalini. Entrano col numero 49 Lorenzo Leti e col numero 52 Francesco Borghesi. ...38-25 il punteggio. Va corta la conclusione per Bosio, che ancora ha 0 punti a referto. Arriva il primo
col secondo tentativo dalla lunetta. Meno 14 per Castelfiorentino, che sta vincendo questo quarto. Rimbalzo in solitaria e nuova opportunità. Palla fuori dall'arco dei tre punti. Mancano 4 secondi, 3 secondi. Prende il tiro sulla sirena che finisce a corto e c'è il rimbalzo di Varese, che perde la palla in questo caso. Viene recuperata da Castelfiorentino, che va in contropiede uno contro uno. C'è il fallo e ci saranno due tiri liberi. Qua ha fatto un po' di confusione Varese nel cercare di superare il prima possibile la metà campo. Intanto cambio proprio per Varese. Fuori col numero 18 Giacomo Concollato, in campo col numero 62 per la prima volta Stefano Alpini. Viaggio in lunetta per Cosimo Ticciati, capitano di Castelfiorentino, che segna il primo tiro libero per lui nelle due partite precedenti, 6,5 punti di media. 2 su 2 dalla lunetta, meno 12. Castelfiorentino ci prova dopo essere stata anche a meno 20. Supera la metà campo Varese. Prova a cambiare lato per attaccare. Buona difesa di Castelfiorentino. Palla nello stretto, sbaglia Deli Petrev la conclusione. Palla difficilissima tentata dal numero 52, che va a sbattere contro il muro di Varese, che adesso muove la palla. C'è una conclusione da tre punti aperta, vengono applauditi dallo staff, ma c'è l'errore al tiro. Ancora un rimbalzo in attacco, ancora un'occasione. Palla murata dalla difesa di Castelfiorentino, che adesso è 2 contro 3 e preferisce ritardare. Fallo del neo entrato col numero 46, col numero, scusate, 62, Stefano Alpini. Ci saranno due tiri liberi per Castelfiorentino, che ha l'opportunità di rientrare fino almeno 10. Intanto c'è un cambio, esce il numero 82 di Varese, Lorenzo Zanitelli. In campo nuovamente Federico Bottelli col numero 59, ed è pronto a tornare sul parquet anche il numero 50, Thomas Scola Rocchetti, al posto di Todor Deli Petrev, numero 17 di Varese. Sbaglia dalla lunetta il primo tentativo Lorenzo Leti col numero 46. È più fortunato il secondo tentativo, che va a segno, meno 11 per Castelfiorentino, che adesso prova a raddoppiare e c'è una palla accompagnata e un recupero. Si arrabbia moltissimo Enrico Carlo Rocco, coach di Varese. Arriva subito un time out voluto da Castelfiorentino sul risultato di 39-28. Di nuovo in campo le squadre, 1 minuto e 31 sul cronometro prima della pausa lunga.
Rimessa in attacco per Castel Fiorentino, che è rientrata fino al meno 11 dopo essere stata sul meno 20, sul risultato di 31-11. Palla in campo che grazia Castel Fiorentino, perché rischiava di andare in contropiede uno contro uno Varese sulla pressione. È da ripetere la rimessa per l'invasione di un giocatore di Varese. Palla in campo, si gira molto bene Filomeno fino al ferro e meno 9 per Castel Fiorentino. Si agganciano due giocatori ma non viene ravvisato il fallo. Tanto c'è un fallo in difesa e ci saranno quindi due tiri liberi per la pallacanestro Varese, e l'arbitro sta spiegando ai giocatori di Castelfiorentino che non può essere sfondamento, perché il giocatore che ha provato a subire lo sfondamento si è mosso all'ultimo secondo, generando quindi un fallo in difesa. Dalla lunetta segna il primo canestro Federico Bottelli per il nuovo più 10. Palla che danza sul ferro e rimessa in attacco per Varese nella lotta a rimbalzo. Nuova chance quindi per la squadra lombarda. Rimessa in attacco palla a terra, prova l'uno contro uno, tira in allontanamento, la palla sbatte sul ferro e poi entra. Nuovo più 12, Varese è tornata a respirare. Qua rimessa in attacco ancora per Castelfiorentino sulla palla sporcata. ...17 secondi per concludere questo attacco, è ancora zona e questa volta la palla è di Varese, toccata dal numero 36 di Castelfiorentino. Ultimi 40 secondi di gioco, Varese muove la palla, cambia lato, adesso si va sotto canestro dal proprio lungo, che becca rimbalzo, cattura rimbalzo in attacco dopo il contatto e trova altri due punti, più 14. Palla in angolo per Castel Fiorentino, c'è il tiro da tre punti che però non colpisce neanche il ferro. Varese ha l'ultima chance in questo secondo quarto, torna indietro, 6 secondi, 5 secondi per questo attacco. Uno contro uno fino al ferro, sbaglia e finisce qui il secondo quarto, che vede la pallacanestro Varese in vantaggio sul risultato di 44-30 contro la ABC Castelfiorentino. Adesso un po' di pausa e ci troviamo per il secondo tempo di questa partita.
Di nuovo in diretta dal palazzetto dello sport di Via Marangoni a Udine, il palazzetto Manlio Benedetti. Risultato di 44-30 tra Pallacanestro Varese e ABC Castelfiorentino. All'intervallo due squadre che si trovano a 0 punti ancora e che cercano questa vittoria per poter agguantare il terzo posto e andarsi a giocare la qualificazione ai quarti di finale con gli spareggi. Tra poco più di un'ora invece ci sarà la sfida tra l'Umana Reyer Venezia e la Stella Azzurra per il primo posto del girone A, che garantisce l'accesso ai quarti diretto. Suona la sirena, sta per ricominciare questa partita che ha visto Varese andare in vantaggio anche di 20 punti nel primo quarto. Nel secondo il recupero da parte di Castelfiorentino, che è rientrata fino almeno 9. Nel finale del secondo quarto l'allungo di Varese per il più 14 attuale. Attacca ancora Varese con il suo numero 17, palla fuori, mette a terra, va fino al ferro Lorenzo Zanitelli, che segna il punto numero 14 della sua partita. 7 su 9 da due punti per lui in questa gara. Sicuramente il giocatore più rappresentativo di Varese in questo primo tempo. Prova il numero 20 di Castelfiorentino, che viene però rispedito al mittente. Il suo tentativo è un nuovo possesso per Varese, che ha perso il secondo quarto sul risultato di 13-16. Palla sotto canestro, Varese muove la palla, 4 secondi per questo attacco, penetrazione fino in fondo, numero 42 Silver Zoppi Simeon, punto numero 7 della sua partita. Più 18 Varese, conclusione in avvitamento per Castelfiorentino. Varese in contropiede, 3 contro 3, palla in angolo, la tripla che non va, c'è però il rimbalzo e il canestro, secondo canestro consecutivo per il numero 42 e nuovo più 20 toccato, quindi nuovamente il massimo vantaggio per Varese. Tornano in campo le due squadre dopo il 6-0 di parziale iniziale per Varese, che si è riportata fino al massimo vantaggio toccato già sul risultato di 31-11. 8:30 da giocare in questo terzo quarto. Castelfiorentino che non riesce a entrare all'interno dell'area di Varese, chiusa molto bene. 6 secondi per l'attacco, 5, prova una penetrazione scomposta e sbaglia, conclusione. Corre dall'altra parte Varese con il numero 42 che segna il terzo canestro consecutivo, avrà anche un tiro libero a disposizione. Sale a quota 11 personali il numero 42 Silver Zoppi Simeon. Che sbaglia il tiro libero aggiuntivo, c'è però un rimbalzo in attacco per Varese, un altro fallo da parte della difesa di Castelfiorentino, ha segnato il numero 46 Lorenzo Leti.
e ci saranno quindi altri due tiri liberi per la formazione lombarda, con il numero 18 Giacomo Concollato, 8 punti per lui, 1 su 1 dalla lunetta oggi, che diventa 2 su 2. Più 23. Palla che viene sputata fuori, c'è un altro rimbalzo in attacco però di Varese, un altro fallo. No, questa volta è palla 2 e per la regola del possesso alternato palla a Castelfiorentino. Palla in campo per la ABC, che è ancora secco in questo terzo quarto. Parziale di 9-0 aperto per Varese. Palla che scivola alla fine, palla in angolo, non riesce a prendere la conclusione, prova la penetrazione, stoppato e c'è un'altra palla 2. No, finisce, scade l'azione, suona la sirena ai 24 secondi per Castelfiorentino, c'è un'altra palla recuperata da Varese, rimessa da fondo campo. Supera con facilità la metà campo Varese, che sembra essere totalmente in controllo in questo momento della partita. Altri due punti, numero 17 Todor Delipetrev, che sale a quota 5 personali, a cui aggiunge anche 7 rimbalzi oggi. Prova da 3 punti, è a segno Castelfiorentino con Aldo Filomeno, che sale a quota 10 punti, in doppia cifra anche lui, come il suo compagno di squadra Francesco Borghesi con numero 52. Meno 22 per l'ABC, che adesso difende contro Varese, che si prende un tiro complicato poco prima del suono della sirena, e palla recuperata dall'ABC, che adesso sta facendo un po' di fatica. Subisce fallo la squadra in maglia blu, secondo fallo di squadra per Varese. E palla in campo, 6 minuti e 30 sul cronometro. Difficoltà per Castelfiorentino a trovare spazio nell'area di Varese, costretto allora a prendersi questo tiro dall'arco che viene rispedito al mittente. Raddoppio da parte della difesa di Castelfiorentino, che costringono Varese a una palla persa. Va per segnare in contropiede, c'è il canestro e c'è il fallo. Ancora una volta Aldo Filomeno, il numero 36. Ci sarà il tiro libero aggiuntivo, doppio cambio e time out prima voluto dalla panchina di Varese sul risultato di 55-33. In campo le squadre con 6 minuti sul cronometro di questo terzo quarto. Tiro libero per il numero 36 di Castelfiorentino, Aldo Filomeno,
dopo il canestro realizzato che è stato adesso aggiunto a tabellone, quindi il risultato di 55-35. A segno meno 19 e pressione a tutto campo per Castel Fiorentino. Supera però la metà campo varese senza grosse difficoltà e adesso prova ad andare a punire la stoppata intanto su numero 19 Concollato, prova la conclusione, non vale il canestro, infrazione di passi. Infrazione di passi di cui non è molto d'accordo né il coach di Varese né lo stesso numero 18, ma questa è la decisione degli arbitri, quindi riprende la partita con Castel Fiorentino a cercare nuove soluzioni in attacco. Prova questo tiro da tre punti cadendo all'indietro dopo il contatto, canestro per Federico Zecchi e seconda tripla della sua partita. Torna a muovere il tabellino Varese con la penetrazione di Lorenzo Zanitelli, numero 82. Difesa a zona per Varese con il fallo della difesa. Terzo fallo di squadra quando si è superato da appena 2 secondi la metà di questo terzo quarto. Prende la conclusione Castel Fiorentino, sbaglia ma c'è rimbalzo in attacco. Nuova opportunità con 10 secondi sul cronometro. Cambia a lato Castel Fiorentino. Si prende il tiro, anzi no, prova una conclusione difficile, sbaglia ma recupera rimbalzo in attacco. La palla a fine strappata dalla difesa di Varese. Palla fuori, tripla del numero 42, palla che sbatte, carambola addosso al numero 19 Luigi Suigo e c'è il recupero a parte della formazione in maglia blu e cambi adesso per Varese. Escono col numero 42 Silver Zoppi Simeone e col numero 82 Lorenzo Zanitelli, in campo col numero 59 Federico Bottelli e col numero 61 Michele Morosini. 57-39 il risultato. Un Castel Fiorentino che continua ad attaccare. Qua una palla recuperata da parte di Varese. E bel gesto di fair play perché la palla in realtà è di Castel Fiorentino. Il numero 59 si accusa e si va a prendere anche il grazie da parte dei giocatori di Castel Fiorentino. Qua palla recuperata da Varese che prova a segnare in contropiede, non c'è il fallo e quindi Castel Fiorentino può provare a correre e c'è il fallo e ci saranno quindi 2 tiri liberi per Lorenzo Leti. Due tiri liberi a sua disposizione. Giustamente viene richiesto di asciugare il campo visto che sono finiti a terra 2 giocatori. Onde evitare che possa accadere nuovamente. Viaggio in lunetta allora per Castel Fiorentino per accorciare le distanze. Sbaglia però il primo dalla lunetta. A segno il secondo, 57-40 risultato.
Attacca Varese. Si va sul lato del numero 19 che viene raddoppiato, prova a ribaltare il lato ma il passaggio è troppo forte, troppo alto. E c'è una palla persa. Raddoppio della difesa di Varese, c'è un tiro aperto da tre punti che viene sbagliato a Castelfiorentino, che in questo caso però recupera la palla e prova allora ad attaccare in contropiede. Si ferma da tre punti il numero 3 a segno Cosimo Ticciati dall'arco, seconda tripla della sua partita, è punto numero 10 per il meno 14. Qua c'è un canestro facile facile invece per il numero 19 Luigi Suigo, imbeccato dal compagno. Ancora zona per Varese, c'è un altro tentativo da tre punti, sbaglia la conclusione. Varese supera la metà campo, decide di rallentare il gioco, affretta le operazioni il numero 61 ma sbaglia la conclusione e Castelfiorentino prova a correre in penetrazione. Un altro canestro, questa volta è del numero 7 Federico Zecchi, ancora meno 14, raddoppiata Varese, palla che supera la metà campo appena in tempo. Un po' di confusione adesso, palla viene cercato sotto ancora una volta numero 19 che sbaglia, la palla gli viene strappata, la tiene, torna fuori e palla persa per il numero 19 Suigo, che sta facendo molta fatica a causa del raddoppio della difesa di Castelfiorentino a rimbalzo. Esce col numero 18 intanto Giacomo Concollato per Varese e torna sul parquet il numero 48 Alessandro Gianni. Rimessa in attacco allora per Castelfiorentino sul meno 14. Palla sulla linea di fondo, esce Castelfiorentino. Libero, prende il tiro da tre punti che finisce corto, rimbalzo. E ci prova ancora Ticciati, sbaglia, un altro rimbalzo in attacco per Castelfiorentino. Prova una conclusione, trova il canestro Francesco Borghesi dopo diverso tempo che non segnava. Meno 12 sulla difesa allungata, c'è adesso il contropiede. Varese che ribalta al lato con spazio da tre punti, sbaglia, rimbalzo. Prova subito a correre Castelfiorentino, il capitano in contropiede, altri due punti per Cosimo Ticciati, meno 10 dal meno 23, ultimo minuto di questo terzo quarto e c'è una palla sporcata sul numero 19 e ci sarà rimessa in attacco. C'è un cambio prima però per coach Rocco, che manda a sedere Luigi Suigo in campo col numero 50 Thomas Scola Rocchetti. Ultimo minuto di questo terzo quarto, meno 10 per Castelfiorentino, subito un tiro per Varese, la palla si arrampica sul sostegno ed è recupero allora per la ABC. ...59-49... buca l'anticipo Varese sulla linea di fondo, conclusione sbattuta contro il tabellone. C'è la palla recuperata da Varese che è un po' in affanno e qua c'è un recupero, la palla però alla fine la prende Varese, prova la penetrazione, sono infrazione di passi. Si lamenta così di Varese che voleva un fallo in questa occasione ma gli arbitri non sono dello stesso avviso. C'è il recupero per Castelfiorentino che non potrà avere l'ultima azione di questo quarto perché mancano 35 secondi, ma avrà l'opportunità di tornare sotto la doppia cifra di svantaggio.
Rimessa da fondo campo con la pressione di Varese. Supera la metà campo Castelfiorentino. C'è la pressione, palla pericolosa, ma viene tenuta dalla ABC. Ticciati in penetrazione per il meno 8. E adesso ultimi secondi con Varese che è un po' in affanno. Supera adesso la metà campo. Conclusione, canestro per il numero 50 Rocchetti. Ultimi 4 secondi, palla sporcata e sarà rimessa di Castelfiorentino con 2 secondi e 5 sul cronometro. Rimessa in attacco, 61-51. Blocchi per liberare qualcuno, 2 secondi, 1 secondo, tiro sulla sirena che viene rimbalzato sul ferro. Finisce qui il terzo quarto sul risultato di 61-51. Dieci secondi e comincerà l'ultimo quarto tra pallacanestro Varese e ABC Castelfiorentino. Varese conduce sul risultato di 61-51, un terzo quarto ricco di emozioni con Varese che era scappata fino al più 23, massimo vantaggio della più 25, massimo vantaggio della partita, scivolando però nel finale con Castelfiorentino che si è portata addirittura fino al meno 9 recuperando 16 punti di svantaggio. Possesso per Varese, passi fischiati al numero 18 e altra palla persa. Rimessa per Castelfiorentino con Varese che adesso difende a uomo. 10 secondi per l'attacco dell'ABC. Buono il gioco del numero 7 che va a subire il fallo sulla conclusione. Federico Zecchi, 8 punti a referto. Avrà 2 tiri liberi a disposizione. Primo viaggio in lunetta di questa sua partita. E intanto cambio, esce il numero 18, Giacomo Concollato, autore del fallo, il quarto personale, al suo posto col numero 51 Stefano Bosio. Segna il primo Federico Zecchi. Fa 2 su 2, riporta meno 8 i suoi. E ancora pressione da parte di Castelfiorentino.
Si ricompone la difesa dell'Abici. Varese attacca molto bene però e trova un canestro aperto con Thomas Scola Rocchetti più 11. Qua palla quasi recuperata da Varese, alla fine ci riesce. Un contropiede, 2 contro 1, ancora Rocchetti, canestro e fallo. Avrà anche il tiro libero a sua disposizione. 5 punti consecutivi per lui. E più 13 per la formazione in maglia bianca. Sbaglia il tiro libero aggiuntivo, si rimane quindi sul risultato di 66 a 53. Mette molto bene palla a terra il numero 52, Francesco Borghesi. Segna il 14° punto della sua partita. Difesa di Varese un po' pigra in questa occasione. C'è il raddoppio e la palla rimane a Varese, che ha 14 secondi sul cronometro dei 24 per concludere questo attacco. Palla in campo per Varese, che serve sul taglio il suo lungo, sbaglia la conclusione, recupera rimbalzo, sbaglia ancora ma c'è il fallo e avrà a disposizione 2 tiri liberi. Thomas Scola Rocchetti, 6 punti per lui, scusate, 11 punti per lui oggi. Sbaglia al primo, 0 su 2 dalla lunetta per lui oggi. Segna invece il secondo tentativo, portando nuovamente a più 12 Varese. Fallo, secondo personale, secondo di squadra per Varese. E secondo personale. Rimessa in attacco per Castel Fiorentino, palla sporcata e recuperata da Varese. Non un'ottima rimessa. Ancora pressione di Castel Fiorentino. Varese ne esce molto bene, però prova ancora una volta da 3 punti, a segna ancora numero 50 Rocchetti, che sale a quota 14 personali. Scappa sul più 15 Varese. In penetrazione c'è il fallo e ci saranno 2 tiri liberi per il numero 46 di Castel Fiorentino, Lorenzo Leti. Pronto invece a fare il suo esordio in questa partita al numero 41, Tommaso Niccolini, che è pronto sul cubo dei cambi. Molto probabilmente prenderà proprio il posto di Leti, che sbaglia il primo tentativo dalla lunetta. Sbaglia anche il secondo, c'è rimbalzo per Varese. Che trova un giocatore sotto canestro, scarico fuori ancora da 3 punti, penetrazione per Rocchetti, palla strappata ma c'è il fallo. Fallo del numero 7 e cambio. Esce intanto Lorenzo Leti col numero 46 al suo posto. Come preannunciato, esordio nella partita per Tommaso Niccolini. Esce anche col numero 59 per Varese, Federico Bottelli,
e torna sul parquet con numero 82 Lorenzo Zanitelli. Ancora in lunetta Rocchetti, che in questo momento della gara è dominante per Varese. Segna il primo tiro libero a sua disposizione. Sbaglia al secondo. Rimbalzo per Castelfiorentino. Prova subito da tre punti senza esitare Cosimo Ticciati, che sale a quota 17 punti. Terza tripla della sua partita. Nuovo meno 13 per Castelfiorentino. Varese con un tiro complicatissimo messo a segno da Stefano Guzzetti. Primo canestro della sua partita, sì, diciamo che si fa notare. Qua palla recuperata da Varese. Predica calma il coach dalla panchina. C'è un ribaltamento in diagonale, prova la penetrazione Varese, palla sotto, 10 secondi, costretto a tornare fuori, prova da 3 punti, sbaglia però Varese. È una nuova opportunità, Castelfiorentino, c'è il fallo, speso, il quarto di squadra a 6 minuti e 26 dal termine. E c'è il cambio perché esce col numero 50 Thomas Scola Rocchetti, al suo posto torna sul parquet Todor Delipetrev. Rimessa in attacco per la ABC, sotto di 15 punti. Costretto a tornare fuori, buona finta di tiro, step back, sbaglia però la conclusione dall'arco. C'è però una palla recuperata da Cosimo Ticciati, numero 3, capitano della squadra di Castelfiorentino, che qui va a subire il fallo e avrà due tiri liberi a disposizione. Cambio, esce con il numero 47 per Varese Stefano Guzzetti, torna sul parquet con il numero 18 Giacomo Concollato, gravato di 4 falli. A segno il primo e sale a quota 18 Cosimo Ticciati, capitano di Castelfiorentino. 2 su 2, meno 13. C'è il fallo. Fallo di Castelfiorentino e saranno due tiri liberi perché entrambe le squadre hanno esaurito il regime di bonus. No, rimessa in attacco perché appunto Castelfiorentino esaurisce adesso il regime di bonus con questo fallo. Attacca la pallacanestro Varese, raddoppio sul portatore di palla. 10 secondi per l'attacco. La formazione lombarda che sulla linea di fondo pesca un assist in angolo, sbaglia però Varese. Nel traffico Castelfiorentino. Trova nel suo capitano una penetrazione che però sbaglia. E c'è quindi il recupero. Pressione a tutto campo. Supera in tempo la linea di metà campo Varese. E infrazione di passi ancora una volta per il numero 18.
Altro recupero per Castel Fiorentino, che però è ancora sotto di 13 punti quando entriamo adesso negli ultimi 5 minuti di questa partita. Ancora in penetrazione, stoppata per Varese. 12 secondi sul cronometro dei 24 per l'ABC, che adesso ha una rimessa in attacco. Palla intercettata da Varese, che esce molto bene dal pressing. Un siluro per il numero 18, Giacomo Concollato, che torna a segnare. Più 15. E palla recuperata dalla difesa. Anzi, palla a due che premia Castelfiorentino. Cambio, esce e si prende il 5 da tutta la squadra, il capitano di Castelfiorentino, Cosimo Ticciati, che chiude con 18 punti. Al suo posto in campo col numero 49, Flavio Maria Marchetti. Varese continua ad attaccare, qua perde la palla, la recupera la difesa. Esce bene Castelfiorentino, si prende l'arresto del tiro e il fallo subito, canestro per Federico Zecchi, che avrà anche un tiro libero a disposizione per il possibile meno 12. Oltre alla doppia cifra anche Zecchi. Segna il tiro libero aggiuntivo, 75-63. Cominciano gli ultimi 4 minuti di gioco. Varese supera molto bene questa volta la pressione. Qua la palla rimbalza addosso a un giocatore che sarebbe stato tutto solo sotto canestro. E c'è il recupero per l'ABC, che se vuole avere ancora una speranza deve continuare a produrre canestri, macinare punti. Palla in campo. Palla in angolo da Aldo Filomeno, che prova a tre punti. Conclusione che però non colpisce niente. C'è la palla recuperata, anzi no, perché sarà rimessa in attacco per Varese. Pronto a tornare in campo col numero 50, Thomas Scola Rocchetti. Esce Todor Delipetrev col numero 17, che ha accusato anche un colpo al braccio. Ci prova da tre punti, anzi da due, canestro convalidato da due per Stefano Bosio. Prova a rispondere dall'altra parte Castelfiorentino, che però sbaglia la conclusione. E rimessa per Varese. Ultima giornata della fase a gironi di queste finali nazionali under 15, maschili e femminili, che si tengono in Friuli Venezia Giulia dal 29 maggio al 4 giugno. Palla recuperata dalla difesa di Castelfiorentino, lancio per il numero 36, che è da solo sotto canestro, appoggia due punti per il canestro del meno 12. Varese però è già dall'altra parte e arriva la conclusione di Rocchetti, che sbaglia, trova un tiro cadendo all'indietro. Sbaglia ma avrà due tiri liberi a disposizione. Rimane a terra Rocchetti, che deve aver sbattuto la schiena, ma non sembra niente di grave. Esce intanto col numero 18 Giacomo Concollato
E torna sul parquet col numero 47 Stefano Guzzetti. Il Lunetta Rocchetti sbaglia il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo, c'è rimbalzo per Castelfiorentino, ultimi tre minuti di gioco. 7-7-6-5 il risultato a favore di Varese. Prova l'uno contro uno, stoppato però il giocatore di Castelfiorentino. Arresto, tiro, errore, però rimbalzo in attacco per Varese. Ha un'altra chance, qua c'è però una brutta palla persa, ma non viene controllata da Castelfiorentino e arriva subito in time out voluto da coach Enrico Carlo Rocco. Squadre di nuovo in campo per gli ultimi 2 minuti e 30 di questa partita, con Varese in vantaggio di 12 punti. Rimessa in attacco penetrazione, palla sporcata dalla difesa di Castelfiorentino, lotta e finisce fuori pestando la linea di fondo. Sarà rimessa in attacco per Varese, che ha recuperato il possesso. Si chiariscono gli arbitri su questo fischio. Rimessa da fondo campo. Palla schiacciata a terra, controllata, si appoggia sulla difesa. C'è ancora però lotta a rimbalzo, un po' di confusione, ne esce Castelfiorentino che prova a superare la pressione di Varese, supera adesso la metà campo, è una nuova opportunità in attacco. Molto bella la giocata del numero 7 Federico Zecchi, che però sbaglia la conclusione. Si rimane quindi sul 77-65 con Varese, che prova a far sfruttare i suoi centimetri sotto canestro e arriva, infatti arrivano altri 2 punti. C'è un doppio cambio intanto per Castelfiorentino per questo ultimo minuto e 41. Escono col numero 7 Federico Zecchi e col numero 36 Aldo Filomeno. Arriva intanto un time out richiesto dalla panchina della ABC Castelfiorentino.
Di nuovo in campo le squadre, ultimo minuto e 41 di questo quarto, terza giornata dei gironi delle finali nazionali under 15. Una sfida che vale il terzo posto nel girone e di conseguenza gli spareggi per poter accedere alla fase dei quarti di finale. Castelfiorentino da 3 punti, conclusione corta, rimbalzo, ancora Castelfiorentino, la palla passa dietro la schiena, conclusione e scarico fuori, ci riprova, palla sporcata dalla difesa, si perde, molta confusione in questa azione, la palla a fine finisce fuori e sarà rimessa in attacco ancora per Castelfiorentino che ha solo un secondo sul cronometro. C'è un doppio cambio intanto per Varese, escono con numero 47 Stefano Guzzati e con numero 51 Stefano Bosio, in campo con numero 61 Michele Morosini e con numero 62 Stefano Alpini. Un secondo sul cronometro dei 24. Rimessa per la ABC. Palla lontanissima, prova, una conclusione che sfiora il ferro. E c'è la palla recuperata quindi per Varese. Ancora cambi per coach Rocco. ...79-65... ancora pressione per Castelfiorentino, ultimo minuto di gioco, penetrazione, non c'è il fallo secondo la terna, i due arbitri, palla recuperata allora dall'ABC che chiude il palleggio, palla sporcata dalla difesa che arriva dall'altra parte e c'è un canestro comodo per il numero 41 Tommaso Nicolini, canestro del meno 12, raddoppio e palla recuperata da Castelfiorentino che vuole chiudere comunque al meglio questa partita, palla fuori per il numero 45 e altri 2 punti, meno 10, onore a Castelfiorentino che fino all'ultimo ci ha tenuto a fare bella figura. Varese supera la metà campo, predica calma la panchina. Ultimi 6 secondi per questo attacco, ce ne sono 4 di discrepanza. Un secondo, palla che arriva al canestro però che non è valido perché sono scaduti 24 di gioco. Ci sarà la rimessa per Castelfiorentino con 3 secondi e 6 sul cronometro. Palla in campo, Castelfiorentino decide di morire, palla in mano e finisce qui la partita con il risultato di 79-69 per la pallacanestro Varese che si qualifica quindi al terzo posto del girone A e si giocherà gli spareggi per accedere alla fase ai quarti di finale. Chiude invece senza vittorie Castelfiorentino e 3 sconfitte. Appuntamento alle ore 16 per il big match del girone A dove Stella Azzurra e Umana Reyer Venezia si affronteranno per il primo posto del girone. Thank you.